Ho visto i dischi volanti, ho parlato con un marziano, ma che è? Sì, sì, adesso c'è anche una trasmissione. Un marziano, sì, ma mica sono io. Sul canale Rete 1. No, l'ho detto, sì, ma c'ho anche il pezzo, c'ho anche il disco volante girato. Io c'ho proprio il negativo. Io facevo un film in Spagna, proprio con il mio amico Jack Palance, Tony Musante e Franco Nero, che si chiamava Il Mercenario, 1900, ma adesso non mi pare 66, 65, 66. Un giorno facendo un primo piano a Jack Palance, dal basso verso l'altro, sto lì tutto incavolato così, l'operatore fa, dice, dottore, ma qua cosa là dietro che è? Che è qua cosa là dietro? Vedo, in realtà, dietro la testa di Palance, visto dal basso, c'era una campana, una cosa come una grande trottola rovesciata. È lì che hai detto stare in campana, lo frate. Stay on the bed. E allora dico, ma che è questa cosa? Dice, non lo so, dice, dottore, che è? Ma dico, secondo me, dissi io con calma, deve essere un disco volante. Che era la prima cosa che ti è venuta in mente. La prima cosa. Vedi una cosa. Il direttore di produzione, col solito cinismo che distingue il direttore di produzione, faceva, ma perdiamo tempo con il disco volante adesso. Ma come, c'è un disco volante? Dico, non è che siamo mai. Dico, senti, dice, no, stiamo perdendo tempo, chi sei tanto, stiamo perdendo tempo con i marziani.